Avevo detto niente più Dark Souls? Beh, mentivo. Comunque, sì, eravamo qui e comunque, ragazzi, sono veramente euforico. Ho finito, sono diventato campione della Lega di Pokémon di Kanto per l'ennesima volta, non ho perso il conto. E dato che sono anche in tema, potrei portarvi una serie con voi di Pokémon, basta che mi dite quale. Non preoccupatevi dei laggoni che mi tiravano nelle registrazioni, come avete ovviamente visto negli altri video. Perché stavolta lo farò su telefono dove non lagherà una. Dove non lagherà per niente. Da quanto tempo è che non gioco? Ah, e chi ha messo di quel granchio? Vabbè, aspetta che vado a salutare. Questo qua è un brutto signore, eh. Ok, ho capito, sei aggressivo. Sei. Questo qua è un brutto granchio cattivo. No, non sputta. Ci è mancato un po'. Critico, critico. Oh, morto? E mi hanno anche invaso, e dai! Ma è una gioia! Ah, l'ho shottato! A proposito, dov'è lo spirito oscuro? Dov'è? Dov'è? Boh. Ma si sarà perso. Comunque, dove dovevamo andare? E se non mi sembra lì! Dì, dove c'è quel tizio. Quel tizio poco raccomandabile. Con uno spadone gigante. E vabbè, ma. Dai, ma non possiamo finire in modo diplomatico? Cioè, tutti che vogliono pestare qua. No, avevo quasi fatto un parry. Sì, mi sto addestrando. Non è il momento. Ops. Qua si mi prende. E vabbè, ma siete in due, ma fate veramente schifo. No, c'è anche quello. E dai, ma questo qua è uno stupro in piena regola. Aspetta. No. Ah, ce l'ho fatta! No, non ce l'ho fatta. Volevo. No, 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 devo farlo almeno uno. Devo farlo. E basta! Guardiano di Faro mi ha invaso! Ma siete degli infa. No, io scappo adesso, eh. Io scappo, non ce la posso fare. Oh, cavolo. Sì, tu. È amico, spero. No, non è amico. No, no, no. Potresti aiutarmi se non sei nemico? Si è seduto, si è seduto. Io non mi arrenderò mai, capito? L'ho anche salutato in maniera poco conso. Ma perché si scontra con. Ma guardiamo di fa. No, 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 no. Aspetta, dai, dai, vieni qua. No, ho sbagliato. Ma perché non funzionano i miei parry? Aspetta, aspetta, ce la faccio. Non ce l'ho fatta. Ce la faccio ora. Ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Basta. Basta, sono stufo. Aspetta, ci riprovo. Ultima volta. Ultima. Ma dai, ma. Questo gioco non è a favore dei parry. Ci riprovo. Ce l'avevo quasi fatta, però ammettetelo. Ok, ora basta scherzare. Eh sì, infatti, basta scherzare. Ora facciamo veramente schifo. Dai, non è che dove scappi. Guarda. Giro, giro tondo, che cavolo. Aia. Ah, non fa sanguinamento, anche se non spadare curva. Ma male, eh? Di nuovo, se vai giù da fondi, lo riduci male. Ops. No, no. No, non farmi fuori. Mi ha fatto fuori. Quanto odio sta gente. Forse se gli passiamo in fianco, piano piano, non se ne accorge e torna indietro. Almeno così penso, poi devo prendermi le anime. Piano. Se ne è accorto. Vabbè, se ne è accorto solo lui. No, no. L'unico modo per vincere è. Ops. Cosa ho fatto? Aspetta. Non va. E il terzo addirittura. Ma perché non vanno i miei parry? E mi ha preso dopo. L'ha fatto qualcuno? Doppio danno. Quanta vita mi tolgono, non lo so neanche loro. No, lui è lo scudino. Aia. Quello ha fatto male se mi prendeva, eh. Avvicinatevi. Oh, quanta vita gli ho tolto. E sì, con l'armatura da ciccione, però. No. Vediamo un po'. Prendimi ora. Dietro un albero. Lo fa però, eh. E dove mi ha preso? Cioè, siamo online qua, che è? No. Dai, almeno stavolta, non uccidermi. Almeno stavolta. Grazie. Grazie. Non mi ha ucciso. Ma io a chi devo badare dei due? Dai, colpiscimi. Osa, colpiscimi. Ti concedo di colpirmi, dai, sono qua fermo, sono qua fermo. Aia.
non è il momento migliore per fare pratica, vero? Colpisci. No, c'è anche l'altro. Dai. No. Mi ha messo. Ah, è vero, perché ho l'armatura spinosa. Ecco perché gli ho fatto danno. Aspetta, il terzo. Terzo. E. Eh sì, ok. E se gli faccio un backstab? Che dite? Basta seguirmi. Fermo. Fermo, non andare. Ma guarda se mi ascolta. Perché non mi ascolta? No, sì, uno è andato. Aia, l'altro incazzato. Era sì, era piuttosto incazzato. Levati il tuo cadavere. Ma scusa, ma questa qua da dove è uscita da Dragon Ball, sta mossa? E non mi uccide neanche lui, grazie. Sono comprensivi a volte. Solo a volte. Ops. Io cosa posso fare adesso? Dai, con... No, sarebbe andato. Sa... Cioè, mi spieghi che io non gli so fare e lui sì. Lui è un bot, io no. E ora sì che la mia esistenza fa schifo. Il perro al contrario. Ma perché? Perché? Fanno attacchi a rallenti, non si capisce un... Ok, ora so. Ah, devo colpirli continuamente così non do il tempo di... Oh. E quando finisce la stamina però... Ah, è morto! È morto, è morto! Ora però ci riposiamo, eh. E non in questo senso. Mi sono caduto addosso. Sì, pu puoi rialzarti, pu puoi rialzarti, e poi... Mazza grande... Un pezzo di legno... Hai preso un tronco e mazza grande. Spadone dell'esule, possiamo utilizzarlo? No. Ovviamente no. Però non è brutto, mi piace, come level design, non è cattivo. Volevo provarlo da tempo, ma non ho mai trovato il tempo di giocarci. Anche perché le lastre di titanite sono limitate. E io non... Ah. E qua invece... Impossibile. Impossibile. Capito. Un po', mi sembra un po' troppo... Non è Dark Souls questo qua, vero? Mi sembra un po' troppo vicino agli altri falò questo qua. Sarà un bug. Questa volta no, non vado in braccio. Non vado in, non andate in braccio in questa zona, mai. Mai. Ricordatevi di non andarci mai in braccio. Il motivo lo capirete. Ah, spegni le tre fiamme, apri la porta per accedere alle poste. Che stavano facendo qui, scusa? Sì, dovrei raccogliere l'oggetto, eh. La maschera lacera, ok? No, aspetta, voi siete nemici, quindi posso farmare anime sulle vostre morti. I 120 anime, io pensavo... però gemma velenosa... Gemma velenosa... Ah, è vero, non è Dark Souls 2. Qua l'avvelenamento fa schifo. Veramente. In un combattimento fa schifo. Lì c'è un oggetto parecchio... Io... Vedete che sale l'avvelenamento, ma... E io ormai mi sono abituato, cioè, io vivo nell'avvelenamento costante. Sbaglio, mi sembra la roba tipo del Re Leone qua. Non so, solo a me sembra, eh. Sì, solo che il paesaggio fa un po' più schifo. Qua vedo... No, 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 no! Scheggia di Estus. Importantissima. Ma altre zone dove c'è cose più importanti? Tipo lì? O qui? Qui c'è frammento di titanite, poveraccio. Lì c'è un oggetto non identificato che spero sia utile, se no mi suicido. Pietra prismatica. Sono indeciso se è utile o non utile. O inutile. No, inutile no. Anzi, dipende. Parma di pietra. Prosciutto di Parma di pietra. Questo invece... Fammi vedere un po'. Può essere buono. Beh, come scudo piccolo. Però ha più stabilità. Io subito lo tengo, eh. Aspetta un secondo. Ma pesa più di... Come scusa? Ah, perché è uno scudo normale. Sì, vabbè, non cambia tanto, eh. Da 65 a 63 non cambia nulla, quindi tanto vale tenersi questo qui, che è anche più stabile. E forse... No, non è più bello, è più brutto. Comunque... E questo chi è? No. No, ah! No, no, non può fare il perito scudo! Cioè, ma quanta vita mi ha tolto? Ah, no, forse è la mia impressione.
Questo è in un equilibrio che è disumano. E il 360 mi ha fatto. No, mi dispiace, io. No. Oh, backstab. È bello che ci mette più fatica a tirare fuori la spada che a inficcarlo. No, cambio scudo che se non può fare i parry è inutile. Si è un po' sbilanciato, è più grande lo scudo di me. Ma ok. Carbone del saggio. Questo ne valeva la pena affrontare quel cazzone. E qui? Qui c'è allora veleno, 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 veleno. In mezzo al veleno di solito c'è qualcosa di piuttosto utile. Di solito. Ma dato che siamo in Dark Souls. Sento qualcosa alle spalle. Ma, immaginazione. Quello. C'è un fuocherello. Ma perché cavolo? Qui ho preso paura. Non me l'aspettavo, veramente. Ho preso paura. Non sembra. Ma ho preso. Perché non posso backstab? Ah, vedete questi qui? Questi qua senza armi, sono i più bastardi delle loro razze, perché vi prendono, fanno la presa, vi tirano via a metà vita, a colpo, poi saltano in giro e fanno bestie. Non trovateli. Se li vedete scappate. Oppure. Cosa? Oh oh. No. No. Parte sbagliata. Ma seriamente, dove cavolo vado adesso? Mi sono andato in crisi. Mi sono perso l'orientamento. Che è molto facile qua. Qua sopra? Vabbè, l'unica scala che vedo. Allora tanto vale andare qui. Non ci sono nemici. No, 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 fuori da lì. Devo curarmi. Grazie per aver atteso. Si possono backstabbare. E quanta vita. Voleva. Quanta vita gli tolgo però, eh? Ho fatto bene a potenziare. Quanto è? Più 4. Bene, ma non benissimo. Qui se non. C'è qualcosa che non va qui. Troppo silenzio. Un muschio purpureo. Ah, spegni la fiamma. Possiamo spegnere la fiamma che. Sì, quella per entrare nel portone sacro delle poste. Ah, ora che abbiamo spento la fiamma. Sì, vabbè. Facciamo saltare il filmato che se no non è di tutta questa importanza. Non si può passare, ovviamente. Troppo silenzio, come dicevo. Di qua c'è un passaggio che mi inquieta. E vabbè, ma allora uno scopre un passaggio segreto, glielo mettete vuoto. Grazie. E questi che cavolo sono? Ah, tre di fila. Ok, andiamo. No, 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 tattica sbagliata. Aspetta che lo backstabbo. Eh sì, vabbè. Ma cosa più sbagliata potevo fare? No, 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 capito, capito, capito. Potete dirmi stupido. Scrivete nei commenti, scrivete in grande, coglione. Ma io a sto punto. Proverei ad andare di là. Che prima l'avevo vista ma non l'avevo considerata, quindi. Sorpassiamo le lumache, che sono lente come delle lumache. Complimenti per la battuta. Davvero complimenti. Davvero originale. Oh, quello non se n'è accorto. Non mi sembrano poi così. Cazzutissimi. Sì, finché non mi hanno ucciso. 3 secondi dopo, infilzato. No. Non male. Sì, non male. Con uno scudo che. Guarda, con le mani proteggi di più. Intanto l'ho mancato. Ah, l'ho preso. Questa sarebbe la. Sì, sarebbe la prima fiamma in realtà. E qui credo che ci sia davvero un passaggio. Davvero? Né, come al solito, nulla di nulla. Ma tanto. Voleva. Io me l'aspettavo. Che giro che ha fatto. Non posso backstabbarli. Secondo colpo va a segno. Cosa mi ha droppato? Resina marcia. E se c'è una cosa che non voglio è le loro armi. Fanno veramente. Danno avvelenamento, ma nel complesso fanno un po'. Cagare. Detta tutta. Però
E qui siamo capitati dove c'era. C'era. Chi c'era qua? C'eravamo capiti. Ah, quello là che saltava dappertutto. Sì, tu. Aspetta. No, no. Come faccio a farglielo capire? Così. Male. Nope. Cavolo, non farti prendere, non farti prendere. Madò, quanto è feroce. Che per. Sì, ma io come faccio a prenderlo sto qua? Ah, così. Bella spada, bella spada. Meglio tenerla. E qui non me ne ero accorto che c'è un frammento di titanite. Utile ma inutile allo stesso tempo. Beh, sembra meglio averlo che non averlo. Ero salito di qua, se non sbaglio. Sì, ero di qua, ero di qua. Dove me le hanno date in 30. Ce n'era uno singolo che mi aspetta da dietro l'angolo, camperone. Guardate con che voglia voleva. E poi ho vinto io. Andiamo avanti. Eccolo qui il ponte. Vedo anche le mie anime che posso lanciare la bomba. Ma che citata ha? Ma che. Cioè, io mi rifiuto. Provo così. No, seriamente. Se questa qua è la tua forza di lancio. Cioè, ricollaudate i missili. No, ricollaudate i missili. Questa è la vera forza di lancio. Vado. Mia nonna lancia più lontano che manco. Che anche se non ha le braccia, che cavolo. Riprendiamo le anime, che roba più importante. E beh, 10.000 anime non sono poche. Ma se faccio cadere. No, e ora mi spara il fumo. Se colpisco prima io. Se colpisco prima io, va tutto in casino. Sta fermo. No, capiscono quando glielo dici ad alta voce. E alla fine è caduto anche lui. Qua c'è un altro falò. Che strano, From Software, ti sei ammalata? Non vado al falò se non rigenero tutti i nemici. Oppure sì, dai, andiamo. Ma sì, dai, tanto. Adesso invece andiamo a cercare la gente. Quella cattiva. Tipo, ecco lì che vedo qualcosa. Ah, il primo che ho già dato il filmato è questo qua, il portone. Questo qui. Come faccio a indicarvelo meglio? Così. Questo qui. Lì c'erano delle lumache. Qua. Proviamo a due mani. Complimenti per l'abilità. Ma che è sta roba? No, 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 no. Dalle lumache no. Però scheggia di Estus è utile, eh. Possiamo dire tutto. È un po' più lunga la scala, mi raccomando. Questo qua porta direttamente in paradiso. E tutte le lumache se ne sono andate. Hanno messo una lanterna per vederla in mezzo al fango e tutto. O per così, per dimenticanza. Ma quanto è lunga sta scala? Ah, mi sembra che sia quasi finita. Quasi, 1, 2, 3, 4, arrivati. Ah, vi spiego un trucchetto. No. Sì, prima andiamo qua. Un altro falò alla From Software si è ammalata. Ha messo il falò troppo vicini. Ah, prega presso il vecchio lupo di Faron, Galata della Legione. Chiedi di entrare nel patto. E ora siamo guardiani di Faron. Cioè, vorrei esserlo. Hai ottenuto. Va bene, va bene, va bene. Quindi ora io potrei unirmi al patto, ma se non voglio, non voglio. E io attualmente non voglio. Comunque, qui c'è un passaggio segreto. Capito? Datemi ascolto. Ceneri del sognatore che saranno molto utili per una side quest. Quindi, no, tu non mi scappi, non mi scappi, non mi. L'ha già fatto. Io adesso mi deprimo però. E bello il castello. Quello lì sulle mura di Lotter che mi sembra. Ah, però, che bella vista. E ora che abbiamo girato intorno a tutto questo forte vuoto con solo un muro invisibile, devo fare qualcos'altro? Oppure no? Sì, andiamo al falò questa volta. E se non sbaglio, qui c'era. C'era. Questo. Questo qua sarà molto importante. Intanto facciamoci una bevuta. Se avete un tè lì con voi, mentre guardate il video, bevetelo adesso su mio ordine. Ecco qui. Vi faccio anche il brindisi, contenti?
l'entrata sbagliata. Tutto vuoto. No, no, c'è qualcosa che non va qui. Questo qui non è Dark Souls. Se non ci sono nemici nel raggio di 5, di 5 metri. Ah, ecco perché non c'erano nemici. Perché c'era quello. E se c'erano nemici, non c'era quello. Questo mi sembra un demone dell'uno. Un demone dell'uno un po' grigio. Un po' è. Tipo, o è impolverato, oppure. Se mi prendeva mi faceva male, eh. No, ora mi tira la. Voleva. Allora, o è impolverato oppure è invecchiato. Mi sa tutte e due. Con gli affondi gli faccio qualcosa. E basta cadermi in testa. Vedrai che è quasi morto. Ma vedete che quando. E tu un po' più di vita, eh. No! Pensavo mi avesse preso. Anima del demone vagabondo, non cadermi addosso. So che non mi fa danni, però mi dà fastidio se mi cade addosso. Brace. Quanta gente ha ammazzato qui? Ascia pesante, quella non la userò di sicuro. Brace. No, no, adesso voglio vedere l'ascia pesante. Dov'è? Ah. Beh, non fa pochi danni, eh. Protegge quasi come uno scudo piccolo se lo usi come uno scudo. E beh, i moltiplicatori fanno schifo. I moltiplicatori fanno schifo. Poco ma sicuro. Di e non lo. Neanche i pugni fanno così poco. Ma passando ad altro. DC, DD, e beh. E beh. Cioè, se dovete fare un'arma forte, fatela con moltiplicatori forti. Comunque, non è finita quell'area. Volevate. Qui c'è un pezzo di muro crollato che si può. Cioè, stavo dicendo. Qui c'è un pezzo di muro crollato che si può usare. Come ponte, qua ci sono tutte le macerie fatte proprio apposta per farti andare lì. Lì non mi ricordo più dove si finisce qua. Ah, in tutte le mura spaccate. No, aspetta, aspetta. È l'insediamento di non morti quello là, vi ricordate? Episodi ed episodi fa. Eccolo lì. Dove si vedeva un drago in. Si vedeva un drago morto in lontananza. È questo qua. Ma sta ferma. E una. No, non scappare. Oh, tutte e due in un colpo solo. Ah. Mi sembra tipo uno di quei draghi cinesi. Avete presente quelli con i baffi? Anche se sarebbe una viverna questa. Guarda il cadavere della lucertola che svolazza qua. Qua c'è un'altra ennesima persona morta. Scudo con simbolo del drago, mi piace. Mi piace sì questo qua. Protegge meglio. Lancia del fulmine. Potrei farci un pensierino, anche se con così poca fede che ho. A proposito, quanta fede ho che non mi ricordo più? 12 di fede e me ne serve 22. No, ferma, ferma, ferma qui. Ah, scusa, 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 ti ho svegliato. Non era mia intenzione. E quello? Questo qui ha vinto la maratona, però è morto prima di ricevere il premio. Ho fatto arrabbiare un po' di gente. Perché sento dei versi di tipo di questo qui che apparentemente è un cadavere. E di quello lì che apparentemente è un cadavere che cammina. Da dove? Eccolo qui. Ah, ma questo qua è uno di quelli stupidi. Che si fanno fare il backstab come se fosse un ciao. E beh, qua sono stupido io ad averlo mancato. Vogliamo fare scudo contro scudo? Io sono un mago di perle, lo sai? Vedi? Dai, colpiscimi. Ma perché ho fatto così schifo? Dai, di nuovo, dai. Io sono bravo nei perle, e tu no. Dai. Sono qui davanti. Ma vuoi andare nel fosso? Guardate con che voglia mi attacca. Dai, sono pronto per un parry. Vogliamo fare la sfida? Vogliamo fare la sfida? Eh no, vabbè, vabbè, ok. Ci riprovo. No. No, 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 un colpo vado giù.
E sto punto finisce la serie. Ciao a tutti. Ciao. Non dico che stia male così, ma voi cosa dite? A me non dispiace. Eh no, allora tolgo l'arco. Ok, ora si sta decisamente meglio. Sono più agile. Guardate con che svolta. Guardate, stavolta non vi disturbo voi due. Perché è colpa della lucertola, non mia. Ok, ci rincontriamo, vedo. Ho fatto il periavoto. Dai. Tistico. Oh, ce l'ho fatta dopo tutto questo tempo a fare un parry decente. E guarda caso ho cambiato abbigliamento. Ma non sarò il primo, non sarò decisamente l'ultimo a cui fa non sarà l'ultimo a cui fare un parry. Sì, tipo tu, brutto schiavo del cavolo. Aia. Cavolo, se fa danno. No. Complimenti per l'agilità. Vabbè, conta col critico, conta come parry alla schiena, no? E qua sbaglio. E qua sbaglio. E qua. No, questo era giusto. Questo era giusto. Quella era colpa vostra. E vabbè. Dai. Dai. Uffa. Dai, ti concedo di colpirmi. E gliel'ho fatto anche a lui. Questo qui, ve l'ho detto io che non era l'ultimo a cui facevo un parry, quell'altro. Ah, voleva. E adesso, potente. E adesso. Complimenti, i riflessi. Lenti. Vi è caduto addosso un cadavere. Mi dispiace. Bomba incendiaria. Pantaloni del disertore. Con che disinvoltura li ho presi? No, adesso. Cioè, veramente? Sono davanti a te. Ma sono davanti a loro e mi sparano con la balestra. Non hanno un pugnale di riserva, qualcosa? Tipo te. Ah, adesso te ne sei accorto. No, uno con scudo. Uno con scudo. Questo contava. Questo ho fatto io male. Altro attacco, dai. No, volevo tenerlo in vita. Torna in vita, torna in vita. Non c'è un incantesimo che faccia questo, vero? Nessuno? Proprio nessuno? Ok, sì, stavolta la zona è veramente finita. Allora sono indeciso, adesso vado a fare il terzo. No, dai, l'episodio dura troppo. Vado a fare il terzo, l'episodio dura troppo. Vado a fare il terzo, episodio. Terzo, episodio, terzo. Vabbè. E finisco quell'episodio, dai. Che se no dura troppo e il prossimo dura troppo poco. Perché voglio farlo apposta. Che bello che, però. Sono riuscito a fare un parry, quindi non potete dirmi nulla. Potete dirmi che sono pirla perché sono morto 5 volte da stupido. Sì, sono morto 5 volte e tutte le volte sono morto da essere pirla. Però sono riuscito a fare due parry a due persone diverse, quindi merito onore e gloria solo per questo. Quindi aspettatevi altri onore e gloria nei prossimi episodi e restate aggiornati.